Personaggi. Ottobre 1991. Muore Soichiro Honda, l'imprenditore giapponese, fondatore dell'omonima casa automobilistica. Figlio di un maniscalco specializzatosi nella riparazione di biciclette, a 15 anni lavora in un'auto-officina. Nel 1923 realizza i primi lavori personali, costruendo un'auto da corsa con un vecchio motore d'aereo. Ma Dream, la prima moto, pensata e interamente progettata e prodotta in proprio, uscirà nel 1949. Nel 1957 comincia a produrre auto e nel 1960 apre a Suzuka una fabbrica di motociclette che presto sarebbe diventata la più grande al mondo. L'isola della Libellula, la regione delle montagne, il paese del Sol Levante. Akitsushima, Yamatos, Nippon. Nomi magici e misteriosi. Il Giappone è un enigma. Nel 1945, dopo le atomiche di Hiroshima e Nagasaki, il Giappone era ridotto a una desolata necropoli. Sì, il fil di fumo. L'abbiamo visto. Ma per uno di quei casi sconcertanti che talvolta si verificano nella storia, passato l'anno zero, il Giappone è diventato un immenso opificio. Nulla è rimasto di esotico su questi scogli. Nulla distingue le banchine del porto, le strade, le periferie operaie di Tokyo da quelle di qualsiasi altra zona industriale del mondo. Il Giappone è oggi la terza potenza economica mondiale dopo gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Presto si calcola che sarà addirittura la prima. Il bisogno di essere più bravi degli altri, lo spirito di emulazione è il nuovo mito del Giappone pacifico industriale. Ma che cosa si nasconde dietro questa fulminea, impressionante corsa verso il traguardo della società tecnologica? A Tokyo si ha l'impressione di farla finita con il passato, con le favole del passato, e di progredire velocemente verso un futuro di fantascienza. Poveri pescatori vissuti per secoli ai margini delle grandi civiltà asiatiche, i giapponesi non sono un popolo di creatori. La loro apparizione sulla scena del mondo si può dire abbia inizio col secolo presente. A un tratto, alla soglia del Novecento, confinati nelle loro 8 isole, sembra che i giapponesi abbiano improvvisamente scoperto se stessi, indovinato la propria strada, afferrato un destino con l'avvento della civiltà più avanzata, la civiltà delle macchine. Qual è dunque il segreto di questo paese? Che cosa c'è al di là della grazia, della proverbiale raffinatezza dei suoi abitanti, dietro i loro cerimoniali, dietro la loro squisitezza formale? La vera forza dei giapponesi sta in un talento di imitatori, di ripetitori. Un popolo che imita, che sa assimilare e sa fare meglio degli altri tutto ciò che fanno gli altri. I giapponesi possiedono una capacità infinita di abnegazione, di resistenza al dolore fisico, alla noia, alla disciplina, al lavoro. Ignorano la civiltà dell'io, non sono individualisti. Ma a differenza di altri popoli orientali, ignorano anche le grandi, vaste vie della spiritualità religiosa. Materialisti, realisti, pratici, positivi, non si fanno sulla vita nessuna illusione. Non si pongono problemi, non si pensano. Danno valore collettivo, operativo, fondato sul consenso e sull'autorità. È inutile cercare l'anima giapponese, quest'anima non esiste. Qualche volta lo spirito dell'Occidente si chiede il perché delle cose. I giapponesi non se lo chiedono mai. I giapponesi pensano che il nulla c'è, che il nulla è una cosa. Thank you.
miseria. Ma cosa c'ho, cosa c'ho? Sono ossessionato dalla butterfly. Lì vedremo il tutto il viaggio. Questa immobilità nella velocità era un fastidio terribile. Insomma, io spero che il Giappone sia tutto diverso. Materialisti? Automi? Una grande macchina collettiva? Mario Soldati è venuto in Giappone per la prima volta, ma con la convinzione istintiva che, in fondo, i giapponesi siano un popolo simile a tutti gli altri. Appena arrivato a Tokyo, è sceso in mezzo alla folla mattutina del metrò per spiarla, per interrogarla. Chi prendere come campione per un'analisi? Da chi andare? Con chi parlare? Soldati ha scelto un uomo del popolo, un ex operaio che ha fatto fortuna. Un vero campione in tutti i sensi. Ha scelto un nome e un volto. Soichiro Honda. Attenzione, prego, attenzione. Traduzione simultanea giapponese-italiano. Prova microfoni. Ichi, ni, san. Parli pure, dottor Soldati. Anche a nome dei miei collaboratori, la ringrazio, caro Honda, di aver acconsentito a questo colloquio. E adesso giochiamo a carte scoperte. Vuole? Va bene. Dato che mia moglie non è qui presente, oggi posso parlare chiaro. Sì, sì, è bello cominciare a parlare ridendo. Va bene, Honda, io le devo confessare una cosa. Che lei per me è soprattutto un avversario. Eh sì, un avversario, perché fra gli industriali di tutto il mondo lei è quello che produce, progetta, costruisce le macchine che fanno più rumore. Un rumore per me insopportabile, sa? Le motociclette. Non le viene mai in mente a lei, come giapponese, è così rispettoso degli altri, non le viene mai in mente del disagio, del disturbo, del fastidio che possono dare questi rumori? Questo è per noi un problema fondamentale, perché condiziona la vita stessa della nostra azienda. Per rispettare l'esigenza sociale di cui lei parla, stiamo progettando un motore perfetto, con il rumore ridotto al minimo. In ogni caso, Honda, si fa un gran parlare, forse lo saprà di già che in questo momento in Europa, si fa un gran parlare delle macchine elettriche. Questo problema, il problema del motore elettrico, quindi del motore silenzioso, è una cosa che interessa anche lei. In Italia, Gianni Agnelli, presidente della Fiat, in una conferenza stampa recentemente ha detto che lui pensava che tra 5 anni esisterà una produzione regolare di automobili elettriche per città. Che cosa ne pensa lei? Per il problema del rumore noi usiamo un sistema speciale per cui il silenziatore è saldato. Fa corpo con il tubo di scarico in modo che anche i giovani più violenti non possono bucarlo. Ma è certo che i motori elettrici sono molto silenziosi. Ma lei ha già cominciato a fare questi esperimenti? Lei personalmente li ha già fatti? Nel reparto ricerche della nostra azienda abbiamo già cominciato. Oggi però i motori elettrici presentano dei grossi problemi. Le automobili elettriche sono certamente molto più silenziose, ma come tutte le cose, insieme ai vantaggi, presentano anche degli svantaggi. Per risolvere a fondo il problema dei rumori non bisogna considerare solo i pregi del motore elettrico, dire che è il migliore, ma bisogna tenere conto dei difetti. Quali sono i difetti? Me ne dica per esempio. Il primo difetto è che i motori elettrici vanno a batteria e che le batterie contengono materiali come piombo, zinco, cadmio. Ora, quando le batterie funzionano e anche dopo quando sono scariche, questi elementi producono delle sostanze molto velenose per l'uomo. E poi il secondo difetto? Il secondo è che il motore elettrico rende solo il 18% di quello a scoppio. Per alimentare le batterie ci vogliono molte centrali elettriche che, bruciando combustibile, aumenterebbero l'inquinamento atmosferico.
Ho capito, lei Onda si preoccupa soprattutto dell'inquinamento atmosferico, cioè quello prodotto dalla combustione, dai residui della combustione del motore. Invece quello che preoccupa me è l'inquinamento nervoso, il disagio che producono i rumori delle motociclette ed è in genere di tutti i motori. Non parliamo degli aeroplani. Come le ho già spiegato, adesso al tubo di scarico delle nostre moto noi applichiamo un silenziatore che è assolutamente impossibile bucare. Dunque, lei ed io non siamo nemici. Le moto che fanno molto rumore non sono motociclette Honda. Tutto sommato, forse, sono più rumorose ancora le mogli. Insomma. Ma chi è Soichiro Honda? Questa non è una domenica, non è un giorno di festa. È l'ora del tè mattutino, in un giorno qualsiasi della vita di Soichiro Honda. È appena arrivato il giornale. Moglie e marito celebrano insieme il piccolo rito domestico. Strano a dirsi, la giornata laboriosa e meticolosa di questo grande fabbricatore di rumori si svolge nel silenzio più assoluto, con l'esattezza, la compunzione, l'eleganza di un cerimoniale. Oggi come ieri come domani. Nato 66 anni fa in un villaggio nei pressi di Hamamatsu, dove attualmente sorge uno dei suoi stabilimenti più attrezzati, Honda viene dalla campagna, ma è cresciuto tra il fumo e il frastuono di una modesta officina, l'officina del padre. Qualcosa di mezzo tra il contadino, il fabbro, il meccanico. Come anche da noi accadeva nei primi anni del secolo, i fabbri del villaggio aggiustavano biciclette. All'epoca in cui Soichiro terminava la scuola, il padre di Honda era passato al commercio delle biciclette. Nello stesso anno, nel 1922, Soichiro si trasferiva a Tokyo come semplice meccanico in un garage. Fu allora, a 16 anni, che si presentò a Honda per la prima volta l'occasione di salire su un'automobile. Non fu un'impresa da poco. Era il famoso terremoto del 1923. Tokyo in fiamme. Dal capo officina giunse l'ordine di portare in salvo le automobili che si trovavano nel garage. Honda saltò sulla prima che gli giunse a tiro e attraversò le vie della città impazzita. Prima di allora non aveva mai guidato una macchina. La Honda Motor nacque 20 anni dopo, nel primo dopoguerra. Pare destino che qualche grande cataclisma, qualche sciagura naturale o storica, debba presiedere ai colpi di fortuna di quest'uomo semplice, che si illude di essere così allegro, così comunicativo, con le sue battute, i suoi scatti di buon umore, ed è invece così malinconico, così solitario. Forse più che un industriale, più che un venditore dei suoi prodotti, Honda è un tecnico, un inventore, un progettatore. È un uomo di studio, di laboratorio. Quanto il successo della Honda deve alla sua vocazione di infaticabile ricercatore e quanto alla sua ampiezza, alla sua chiarezza di vedute. Equamente i due aspetti fondamentali della personalità di Honda: la grazia, la malinconia solitaria e laboriosa dell'uomo privato e la rumorosa, aggressiva, gioviale astuzia e vitalità dell'uomo di affari. In ogni caso, l'impero di Honda ha una base realistica. Le sue ambizioni sono fondate sul progetto di orgogliosa affermazione dei valori nazionali e di imperialismo pacifico in cui si esprime la politica del Giappone di oggi. Essere il numero uno in Giappone, disse nel 1952 quest'uomo dalle abitudini casalinghe e tradizionali, non è lo stesso che essere i migliori in Giappone, perché il Giappone,
fa parte del sistema economico e industriale del mondo intero. Per diventare veramente numero uno in Giappone, bisogna diventare il numero uno nel mondo, perché in caso contrario l'industria straniera potrebbe insediarsi in Giappone e assumervi una posizione di primato. Essere il numero uno, il primo. Questo desiderio di vincere cominciò a insinuarsi nell'animo di Honda fin dalla fanciullezza, sotto l'aspetto della passione sportiva. È stato anche lo sport a trasformare il figlio di un modesto meccanico in un industriale. Negli anni 20, Honda acquistò un vecchio motore di aeroplano e lo montò su uno chassis di fortuna. Era il suo primo modello di auto da corsa, l'inizio di una lunga serie. Correva egli stesso, correva e vinceva. All'età di 31 anni, sul punto di battere il record di velocità per il Giappone, rischiò di perdere la vita in un incidente. Uscito dall'ospedale, gli fu assegnato ugualmente il trofeo per il nuovo record. Pro bono malum, non tutto il male viene per nuocere. Sempre così nella vita di Soichiro Honda. Come spiega lei, Honda, il formidabile ritmo delle vendite delle motociclette Honda in tutto il mondo quest'oggi? Il segreto del nostro successo è che noi curiamo molto la qualità dei nostri prodotti e che non imitiamo mai i prodotti degli altri. Per quanto riguarda la vendita, cerchiamo di effettuarla secondo le esigenze dei vari mercati. Noi non produciamo solo per soddisfare la richiesta, ma la richiesta la provochiamo noi stessi. E come spiega in generale il boom attuale del Giappone in tutto il mondo, dell'espansione industriale di questo paese? È una cosa di cui avevo sentito parlare, naturalmente se ne sono scritti dei volumi e tutti i giorni su un giornale italiano c'è un articolo sul Giappone, ma veramente arrivando qui sono rimasto sbalordito, non credevo fino a questo punto. Come spiega questo fenomeno? Ci sono almeno due spiegazioni. Il Giappone è povero di materie prime e dobbiamo importare tutto dall'estero e ci troviamo quindi nella situazione di non poter mangiare se non produciamo merce qualificata per la vendita all'estero. Ecco forse la prima ragione. La seconda è che i giapponesi sono un popolo diligente e laborioso e questo contribuisce molto ad una rapida crescita economica. Senta, io devo dire, in Europa sta diventando ormai un luogo comune che gli operai giapponesi siano scarsamente retribuiti. E badi bene, non sono soltanto i giornali, i partiti di sinistra a parlare di sfruttamento operaio. Sì, è vero, lo so. In Europa si dice continuamente che in Giappone il salario degli impiegati e degli operai è molto basso. La realtà è assai diversa. Il salario medio giapponese è di poco inferiore a quello dei paesi europei. La nostra ditta dà degli stipendi abbastanza alti e poiché avevo previsto una domanda simile, ho preparato per lei questo elenco. Creda a me, se qui c'è un salario basso, è solo quello che mi passa mia moglie. Ecco l'elenco, lo guardi bene per favore. Ho capito, questa è una lista, è un elenco delle provvidenze assistenziali che lei ha stabilito per gli operai e per gli impiegati della sua ditta. In altre parole, lei vorrebbe dimostrare che la sua azienda è tutta una grande famiglia. È così? Bello, bello, perfetto, perfetto. Vedo
vedo che a questi operai non manca proprio niente. Che relax, che distensione, che buon umore. E quale razionalità anche nel fare uso del tempo libero. Già, perché leggo qui che i suoi stabilimenti, Honda, i suoi stabilimenti, cioè Saitama, Suzuka, Sayama, Hamamatsu e altri, sono dislocati nelle campagne e gli operai abitano l'intorno in appartamenti di condominio o in villette. E ogni insediamento ha i suoi stadi, le sue piscine, i suoi campi sportivi, i suoi impianti di ricreazione, insomma. Una serena, tranquilla vita aziendale. Un idillio organizzato alla perfezione. Insomma, una vera grande famiglia. Operai modello, non c'è che dire. Tutto perfetto, tutto calcolato. Bene, molto bene. Non mi resta che congratularmi con lei, ma... Ma c'è un ma. Mi permetta di ricordarle che stiamo giocando a carte scoperte. Guardi che... Non si tratta soltanto di salari più o meno bassi e non si tratta nemmeno delle varie previdenze sociali per gli operai. Non parlo in particolare della Honda, ma in generale di tutta la grande industria giapponese. Si dice dunque che gli operai giapponesi siano obbligati a depositare parte dei loro salari in banche controllate dall'azienda per cui lavorano. L'azienda poi investe quei risparmi nella produzione. La chiamano cointeressenza dell'operaio nell'industria, ma si ha ragione di dubitare che si tratti piuttosto di un investimento coatto, cioè obbligatorio. È vero o non è vero? Ebbene, non è vero. Non è vero che in Giappone esiste il sistema che dice lei. E in modo particolare non è assolutamente vero per quanto riguarda la nostra ditta. L'ho letta nei giornali. C'è probabilmente un malinteso. Forse c'è stato un errore nella traduzione. Ma c'era anche in qualche libro l'ho letto. C'è senz'altro un malinteso. Non esiste assolutamente un fatto del genere in Giappone. Se fosse come dice lei, i sindacati, che in Giappone sono molto forti, si sarebbero sicuramente ribellati. Lei è stato informato male. I sindacati non avrebbero mai tollerato una cosa così. Non so cosa dirle. Sono un po' perplesso. D'altra parte, la sua risposta è così recisa che per il momento devo lasciarla senza replica. A 300 km a sud-ovest di Tokyo, sulla strada di Osaka, sorge la più moderna delle fabbriche di Honda, destinata esclusivamente alla produzione di motociclette di tutte le cilindrate. Welcome to Honda, si legge su un prato davanti all'ingresso a grandi caratteri disegnati con una siepe. Welcome? Entrare in una fabbrica, per chi non ci è abituato, è sempre un po' come visitare un inferno. Le macchine, le trafile, le calandre, questi nomi per me presto di solo suono nel buio della mente, rumore che si somma a rumore. Sono versi di un poeta italiano, Vittorio Sereni, versi dedicati alle catene di montaggio di tutti i paesi. Eccoli al loro posto, quelli che chiamavano là fuori qualche momento fa, chiusi in un ordine, compassati e svelti, dati a un filo di benessere senza perdere un colpo. E su tutto, implacabile e ipnotico, il ballo dei pezzi dall'una all'altra sala. Bisogna dirlo però, c'è qualcosa che sorprende qui. C'è una grande differenza con l'atmosfera delle nostre fabbriche. È la lentezza di ritmo, la calma, il naturale e spontaneo automatismo dei movimenti. L'indifferenza, la soddisfazione, si direbbe, con cui tutti ripetono senza pause la stessa serie di gesti. Nessuna inquietudine,
nessun segno di frustrazione, nessun affanno. Al punto che ci si chiede, ma sono veramente contenti? È questa la loro natura? Quando non lavorano, quando non agiscono, quando non fanno qualcosa, i giapponesi si sentono subito in colpa. Così dice la tradizione. E c'è un altro motivo di meraviglia. Proprio qui, dove l'automatismo è di casa, l'automazione non è così sviluppata come da noi. Come si spiega questo fenomeno? Molto semplice. È la stessa abbondanza di manodopera in Giappone a sostituire la macchina. L'articolo uomo qui è a buon mercato, costa poco. Nessuno pensa che sia un bene troppo prezioso. Disciplinati, quasi trassognati, immersi nella loro esistenza aziendale, gli operai giapponesi non sembrano chiedere niente di più. Non suppongono, forse non immaginano la possibilità di una vita diversa. Passano in fabbrica 14-15 ore al giorno. Vi consumano i due pasti giornalieri e le ore di svago. Spesso gli operai della Honda si attardano in fabbrica anche la sera, invece di raggiungere le loro vicine abitazioni. Sì, la fabbrica è una prigione, lo sappiamo, una galera. Ma ci sono anche i prigionieri felici, i prigionieri di vocazione. Ci sono anche prigioni in cui si entra volentieri e da cui si esce a malincuore. Come se al momento di uscirne, la vita invece di incominciare, finisse. La loro mente è tutta lì. Il pensiero dominante in queste sale è ancora il lavoro, la produzione. Nel 1952, Honda si rese conto che per lo sviluppo della sua azienda era necessario rinnovare il macchinario, ma soprattutto provvedere all'acquisto di macchine utensili più moderne. Le macchine utensili. Le macchine, cioè, destinate a costruire altre macchine. Pratico e realista come sempre, Honda si rivolse alla Germania federale e agli Stati Uniti d'America. L'acquisto di macchinario fu una svolta decisiva, un punto di forza. Ma il segreto del successo era un altro. Esisteva da sempre. Altro che innovazione tecnica. Eccole qui, le vere macchine utensili. Gli strumenti umani. Uomini e donne nati per lavorare, per produrre. Uomini e donne per i quali lavorare non è una fatica, ma una natura. È questo un momento di sosta, di svago, una pausa nel ciclo della lavorazione. Ma che cosa succede? A che cosa stiamo assistendo? Tutti i giorni, ininterrottamente, nella fabbrica Honda, si susseguono su un grande schermo panoramico in apposite sale di proiezione dei documentari sulla vita della fabbrica, sul tempo libero, su competizioni sportive, sul consumo dei prodotti Honda in tutto il mondo. Spiegazioni tecniche, conferenze didattiche, si alternano a cartoni animati, a filmati di intrattenimento, ma sempre di ispirazione tecnologica e aziendale. Dopo ore e ore di lavoro, ancora motociclette, e si divertono. Ma allora... Allora viene un dubbio. Il dubbio che il boom giapponese non sia spiegabile con le ragioni di mercato, di prezzo, di qualità del prodotto. No, non è l'innovazione il segreto delle aziende giapponesi di oggi. La vera causa di questo successo è la natura misteriosa, cerimoniale e insieme pratica di questo popolo. La tecnica, la perfezione dei meccanismi, l'idolatria dei congegni, ecco la religione dei giapponesi. C'è qualcosa di unico in questo popolo, il solo popolo orientale che è stato capace di superare l'Occidente con le stesse armi dell'Occidente, cioè con la scienza applicata, con la tecnica. Il Giappone è veramente un enigma a pensarci. È un paese modernissimo, tutto rivolto verso il futuro. Eppure, proprio questo paese ci fa pensare che la tecnologia affondi le sue radici, paradossalmente in qualcosa di lontano, di primitivo, di arcaico e rituale. Mi chiedo
Mi chiedo perfino se il Giappone non sia la chiave più adatta per immaginare il nostro futuro, il futuro di tutta l'umanità. C'è qualche cosa di simbolico nella natura dei giapponesi. C'è un destino, anzi, una predestinazione.